direi che in realtà concludiamo con un viaggio nel tempo. Adoro i viaggi nel tempo. Allora vi portiamo nella Francia del Settecento. Vi portiamo nella Francia del Settecento con Oscar e André e le dame di corte. E allora? Ich locus nunc, artifex evocamus. Perché hai lasciato la Guardia Reale? Avendo detto addio al Conte di Ferris, forse vuoi dire addio anche alla donna che lui ama, la Regina Maria Antonietta. Se fuggire fosse la soluzione, io sarei fuggito da te molto tempo fa. Fuggire? Fuggire è inutile, credi. Sono stata allevata come un uomo. Eppure Ferris mi ha fatto capire che sono una donna. Ma oggi io ho deciso che cosa essere. Dici davvero, Oscar? Sì, d'ora in avanti voglio vivere come un uomo e dimenticare tutti questi attimi di debolezza che ho avuto. Anche a costo di essere un semplice soldato, io voglio andare sui campi di battaglia a combattere il nemico imbracciando un fucile. Voglio ritrovare quell'età in cui credevo di essere un maschio. Devo ritrovarla. Oscar. Dicevi? No, niente. Hai sentito? A corte non si parla d'altro. Lady Oscar si è resa conto che il conte di Fersen non l'ha mai tenuta in considerazione. E lei è rimasta lì. E è successo ancora? Mai il conte di Fersen non ha mai tenuto in considerazione Lady Oscar? Perché nel cuore di lui c'è e ci sarà sempre Sua Maestà, la Regina Maria Antonietta. Magari fosse solo questo. A corte ormai non ci sono altro che partenze. I nobili scappano. I tumulti in Francia stanno aumentando sempre più. Oscar e André fanno parte dei soldati della Guardia di Parigi e si sono avvicinati ai ribelli del popolo. Io ho saputo che André sì, sta diventando cieco. Oscar è tisica. Oggi è il 12 luglio 1789 e questa sera l'accampamento si trova nel bosco vicino a Parigi. Oh, guarda, eccoli, stanno arrivando, andiamo via. Quando andrò con il mio reggimento a Parigi, è meglio che tu non venga. Di darmi ascolto, André. Non puoi combattere in quelle condizioni. No, verrò con te. È una vita che vengo con te, in ogni occasione. Non posso certo cambiare adesso. Ti pare? André, una volta sono stata innamorata del conte di Persia, anche se sapevo chiaramente che tu mi volevi bene, che tu mi amavi. Ma è possibile che adesso tu mi voglia ancora bene? Sì, io ti voglio bene, da sempre. Oh, André, anch'io ti voglio bene. Ti voglio bene, André. Io lo sapevo da sempre. Ora nessuno potrà più dividerci. André,
tempo insieme. Sento di vivere. Sento di vivere. Bravissimi, ora vi presentiamo, però vi chiedo un attimo di, abbiate pazienza, vi chiediamo comunque di usare gli artefatti da noi forniti. Allora, presentatevi, chi siete? Siamo la compagnia di Giocolieri delle Stelle, gruppo Aspi Santa Rita di Viareggio. Facciamo teatro, abbiamo fatto un musical su Lady Oscar, noi appunto siamo una piccola rappresentanza del gruppo, qui abbiamo Mirella Catastini, appunto, che interpreta una dama, André Grandier, Gatta, Antonella Rea, Lady Oscar, Senesi Carla, Dama. Com'è nata la nostra associazione? Come è venuta a formarsi? Allora, abbiamo formato appunto un gruppo teatrale 10 anni fa, abbiamo fatto una serie di musical inerenti ai cartoni animati, da Malefica, Anastasia, per arrivare poi a Lady Oscar. Siamo andati anche sui telefilm, anche sulla famiglia Adams. Scrooge anche, sì. C'è comunque una buona prevalenza storica, sì. Bello, affascinante. E a questo punto vi chiedo, c'è qualche nuovo progetto all'orizzonte? Sì. O è un mistero? No, certo. Allora, volevo anche magari dire una cosa, dunque i costumi anche che ha fatto Sara Pappaloni, che fa parte del nostro gruppo, ha fatto il vestito di Lady Oscar e Maria Antonietta, mentre Lady Vise ha fatto la signora Ninfa Mercurio, che ringraziamo. Tutte prodotte da voi, sì. Tutto realizzato da voi, anche alcuni fatti, alcuni acquistati, insomma c'è un bel lavoro dietro. Anche quelli di altri spettacoli. Sì, anche quelli di altri spettacoli. Sì. Quindi c'è proprio un grandissimo, colossale lavoro dietro. Sì, sì. Mentre, di organizzazione di tutto, diciamo. Mentre il progetto che adesso si sta portando avanti è un fan film su Candy. Ah. Speriamo che sia già. Sì. Quanto per l'anno prossimo, per festeggiare proprio 50 anni. 50 anni di Candy, sì. L'anno prossimo per festeggiare. Sì. Un gran bel modo di festeggiare, direi. Sì. E pensate che noi abbiamo messo proprio il fan film di Lady Oscar, abbiamo proiettato al cinema proprio il 10 ottobre del 2019, che erano i 40 anni esatti dalla prima messa in TV del Giappone, che era stato nel 79. Poi dopo c'è stato il Covid, tutto, tutto, però ci siamo riusciti appena in tempo a metterlo. E quindi la vostra associazione è nata, mi avete detto, circa 10 anni fa? Sì. Sì. E siamo collegati all'oratorio Aspi Santa Rita di Viareggio. E invece l'idea del fan film da dove è arrivata? Allora, l'idea nasce da un musical su Lady Oscar. Abbiamo provato a fare delle riprese così per gioco quasi di Lady Oscar, risultato abbiamo creato questo fan film che è stato presentato a vari concorsi in tutto il mondo, ha vinto una serie di premi da New York a Saint Vincent, Firenze, anche in Sud America, ha avuto un eco molto che non ci aspettavamo, è stata una sorpresa per noi sinceramente, calcoliamo che è una cosa fatta a budget zero, quindi creata a budget zero, amatoriale, eppure riuscita ad avere grandi risultati. Beh, allora tantissimi complimenti intanto. Grazie. Per il traguardo raggiunto e i traguardi che spero raggiungerete anche con il prossimo progetto. Grazie. E volevo dire, in un certo senso quello che fate è parente
del cosplay, solo voi siete molto più incentrati sul play, sulla recitazione, voi siete una compagnia teatrale. Sì, sullo studio proprio anche del personaggio, dei movimenti, della voce. Ogni volta c'è un grandissimo studio, riguardarsi 100 volte l'episodio per vedere, insomma, per riprodurlo più fedelmente possibile. Ma questa grande passione per gli anime, ma anche giapponesi che insomma capiamo. Ma la recitazione l'avete fatto qualche tipo di scuola o è tutta passione? Diciamo, è lui che ci ha insegnato, perché lui è tantissimi anni che fa teatro. Io personalmente ho iniziato nel 2014, però lui era già più di 10 anni che lo faceva, 20 anni che lo fa lui, diciamo. Quindi ci ha insegnato un po' come la recitazione e tutto. Sì, diciamo, c'è chi, diciamo, a livello teatrale si forma sul palco, fa la sua gavetta, arriva a fare delle belle cose. Diciamo, dal punto di vista invece cinematografico la cosa cambia, perché è quasi più bella la spontaneità, proprio il personaggio che arriva, quello che porta lui davanti alla telecamera, si cerca di trovare la persona più simile al personaggio, si va molto sulla spontaneità. Veramente molto bello. Estremamente interessante. Volete aggiungere qualcosa, Dame? Così. Le cose fondamentali sono state già dette, quindi va bene. Non aggiungere altro, soltanto che siamo felici di essere qua. Anche noi siamo felici, arrivano, ripeto, da Viareggio, quindi si sono fatti un bel viaggetto per essere qui oggi e noi li ringraziamo. Grazie di essere stati invitati, veramente, grazie. Grazie, grazie a voi, grazie per essere stati qui con noi. Grazie. Un applauso per i Cioccolieri delle Stelle. Grazie. Bene, grazie. Grazie. Aspetta. La Francia dei 700 anni delle diamanti, ma poi è l'infanzia di molti. La mia sicuramente. Chiaro. Va bene, siamo ormai giunti al termine di questo viaggio e speriamo che vi siate divertiti. E chissà, magari qualcuno da domani avrà un nuovo hobby. Beh, in ogni caso vorremmo fare alcuni ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile l'evento di oggi. Ora Pro Comics, il centro commerciale Gotico, i fumettisti, gli espositori, gli scrittori, i cosplayer e gli attori. E soprattutto voi, splendido pubblico. Grazie, grazie di tutto. Grazie. Ma prima di concludere... Stiamo facendo un salto, vedi? Sì, che fai? Beh, prima di concludere, che ne dite di un'ultima magia? Evochiamo qui sul palco per un saluto finale tutti i cosplayer presenti qui oggi. Vi invitiamo a venire sul palco con noi. Se ne è rimasto qualcuno in giro, tutte le persone in costume, per favore, qui sul palco. Intervistati, non intervistati, non importa, venite. Gente di passaggio. Giocolieri, anche voi. Giocolieri. Sono scappati tutti? Scappati tutti. Anche i colossari che si sono scontati, li vogliamo lo stesso. Abbiamo, intendi le due persone? Sono scappati tutti. Beh, siamo rimasti solo noi. E allora? Benissimo. A questo punto, niente. La foto la facciamo noi tre. Non c'entra tuo padre, vero? Com'è? Non c'entra suo padre, vero? È notte. Non è che si è bagnato qualcuno? O Dracula? No? A posto. Okay. Però lì vedo qualcuno. Perché state nascosti e non salite? I timidoni. Timidoni. Dai, in ogni caso, grazie ancora per essere stati con noi e ci dobbiamo salutare per questa sera. Per questa sera sì, ma l'evento va avanti anche domani dalle 10 alle 19. Guatico vi aspetta. E domani ci sarà un'esibizione di K-pop. Non mancate. Signore e signori, arrivederci. Ciao a tutti. Yeah.